Salvare l'acqua è importante, ormai lo sa anche un elefante. Non fare tutto, non fare dell'acqua un abuso. Questi bambini ci hanno caricato di entusiasmo, di energie positive, di ottimismo pure per un futuro dove noi cittadini dobbiamo avere un ruolo veramente sempre più importante. L'acqua viene utilizzata per un miliardo di cose, come per ammaccare le rose. L'acqua un giorno non ci sarà, meglio sprecarla fino a quando non finirà. Il concetto cardine del PAES è il ruolo attivo del cittadino, piccolo, grande che sia, nel contribuire ad avere una città più pulita, un mondo meno inquinato. Sembrano concetti un po' filosofici, ma in realtà è così. Il PAES già nella fase di stesura, 2 anni fa, ha coinvolto la popolazione. Sono state fatte varie attività nei vari circoli didattici di Cavalli Tirreni e le scuole hanno risposto quindi con grande attenzione. I bambini erano molto entusiasti, abbiamo visto, quindi hanno fatto tanti interventi, anche molto significativi. Ho imparato che l'ambiente è una cosa che non si deve sprecare. Io oggi ho imparato che l'ambiente deve essere sempre pulito, non sporco. Anche le fabbriche non devono fare troppi fumi perché inquinano molto l'ambiente e il cielo. Non dobbiamo gettare la gomma sul prato, se no il fiore muore. Io ho imparato che non dobbiamo buttare mai a terra le gomme e le caramelle. Se andiamo al mare non dobbiamo buttare assolutamente nessuna bottiglia, anche se ci capita, ci dobbiamo tuffare e prenderla. Più facile interagire con i bambini che con gli adulti. Certo, quindi noi raccomandiamo soprattutto ai bambini di educare in qualche modo anche i genitori, ma soprattutto i nonni, quindi per fare delle azioni sostenibili. Sostenibile significa non sporcare l'ambiente, non si devono buttare le gomme a terra e se buttiamo qualcosa in mare lo dobbiamo raccogliere, perché sennò i pesci possono restare intrappolati dentro. Oggi il piano d'azione per l'energia sostenibile che ha il Comune è uno strumento fantastico perché viene dal basso. I cittadini hanno un ruolo attivo perché il 40% delle emissioni sul nostro territorio vengono dal residenziale, vengono dalle case, l'altro 30% e più vengono dai trasporti, ovvero dalle macchine e dagli spostamenti che noi facciamo ogni giorno. Quindi loro, i cittadini, hanno un ruolo fondamentale e le giovani generazioni sono davvero la speranza perché sono ricettive e siamo sicuri che loro potranno fare la differenza a lungo termine.